In questa puntata partiamo dal confronto che abbiamo avuto con la Regione insieme a CGIL e CISL-UIL, insieme agli altri sindacati dei pensionati. In particolare il confronto l'abbiamo svolto sul fondo della non autosufficienza, dove abbiamo chiesto un incremento. Arriviamo a 457 milioni solo per la parte regionale, poi aspettiamo che da Roma vengano altri fondi. E quindi questo per noi è un risultato importante che vogliamo consolidare. Vogliamo discutere poi con la Regione altre questioni e per quanto riguarda il bilancio, come sono il patto per il lavoro, gli investimenti sui trasporti, sulla cultura, sui giovani. È importante anche il finanziamento di pane e internet per rafforzare il collegamento e la formazione informatica, in particolare anche degli anziani. Questa nostra battaglia si collega al confronto che è in atto a livello nazionale sulla legge di stabilità, su cui il pubblico impiego il 9 fa questa manifestazione, questo sciopero, che noi sosteniamo perché condividiamo il fatto che va rafforzata la sanità pubblica. I dipendenti non chiedono solo un aumento, ma chiedono anche di lavorare in sicurezza, di stabilizzare le assunzioni, eliminare il precariato in sanità, che è una fonte di disagio. Ecco, accanto a tutte queste questioni, noi poi nella trasmissione, nel proseguo, riprendiamo alcuni interventi del nostro consiglio direttivo, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, e da ultimo, grazie anche al contributo che ci ha dato la Diocesi, riprendiamo l'intervento che Enzo Bianchi ha fatto al convegno sul valore di essere anziani, promosso dalla Curia bolognese, un contributo molto importante, diciamo, di riflessione, che si collega alle cose che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti sul fatto che questa nostra età è un'età interessante, un'età ancora importante, che ci può dare tante cose sia noi stessi ma anche alla società, perché gli anziani sono un valore, non sono un peso. In questi giorni, sia nel nostro territorio che in quelle di Modena, è avvenuto un episodio all'interno di una casa famiglia in cui hanno vessato e maltrattato persone anziane, poi trasferiti per non farsi più beccare come casa famiglia all'interno di un albergo. Insomma, i maltrattamenti sono continuati. Una persona è deceduta, poi le indagini verificheranno la situazione. E in questo contesto noi ci siamo trovati ancora una volta a voler agire come, diciamo, parte civile, quindi vorremmo in qualche modo costituirci e lo facciamo unitariamente. Questa è la prima notizia. Stando sul tema legalità, ovviamente mi viene da fare un appello, ma penso che sia condiviso da tutti, di incidere molto nel documento che porterete avanti anche come patto del lavoro. Per noi è fondamentale, perché il 30-40% degli anziani ormai sono soli e sono quelli che detengono il patrimonio immobiliare in mano, per cui hanno sono facilmente raggirabili, sono facilmente, voglio dire, coinvolti in situazioni in cui non riescono più a gestire il loro patrimonio, perlomeno diventano succubi di un sistema truffaldino che si sta insinuando anche in Emilia Romagna. Cosa che mi sento di dire è intanto che essere anziani è un grande risultato ed è un arrivo. La seconda cosa, è falso il frutto marcio di un modello di società, quello che da qualcuno viene alimentato, cioè lo scontro intergenerazionale. Lo scontro intergenerazionale è una cosa assurda, e ovviamente ci possono essere degli interessi rispetto a questa cosa. Giustamente tu richiamavi gli interessi economici, interessi politici, interessi sociali, io non lo so. Io so solo che noi dobbiamo alimentare, insisto su questa cosa, dobbiamo alimentare una
informazione, un dialogo, una discussione pacata e intelligente su questo aspetto, perché altrimenti nella, diciamo così, che nella divisione che c'è e che leggo dentro a questa società, la cosa sicuramente non passa indenne. C'è una terza cosa che mi sembra importante da ricordare. Qualcuno ci ricorda che la vita è fatta di tappe. Ogni tappa è sequenziale, ognuno vive queste tappe, ognuno le vive o le può anche vivere, non si saltano e si vivono tutti alla stessa maniera. Affermiamolo questo. Abbiamo il dovere noi, diciamo così, di una certa età, abbiamo il dovere di affermarlo e di affermarlo bene, perché questo tempo che noi viviamo deve servire ad educare ad una convivenza con la presenza di tutti. E insisto, è un compito nostro. Chi di noi non ha visto e sperimentato la diminuzione della vista, la diminuzione dell'udito, la diminuzione delle forze, la diminuzione della memoria? Come diceva Jacques Brel in una straordinaria canzone, che adesso che son vecchio mi canticchio sovente da solo, noi vecchi stiamo molto in casa, sovente andiamo dalla poltrona alla finestra, sonnecchiamo, abbiamo ore di solitudine lunghe. La notte non dà sempre spazio al sonno, dà spazio ai pensieri, qualche volta addirittura alle paure e agli incubi. Certo, si fatica. E poi non dimentico neanche che chi è anziano sovente è colto da malattie. La condizione di noi vecchi è certamente faticosa, eppure dobbiamo sentire come sia importante per noi cercare lo stesso di vivere, cercare le relazioni con chi noi amiamo e con gli altri che possiamo incontrare. Dobbiamo non richiuderci, dobbiamo ciascuno di noi rinnovare nel cuore una specie di convinzione che combatta il cinismo e che non ci faccia dire segretamente non vale la pena. Ho sentito più volte dei vecchi dire non vale la pena. Noi invece vale la pena. Vale la pena perché possiamo vivere sempre amando e accettando di essere amate. Certo, non ci sono ricette. Ciascuno di noi deve trovare spazi, tempi e modalità che lo aiutino per vivere questi giorni autunnali. Ma pensiamo a praticare la lettura di libri. Pensiamo ad ascoltare la musica. Pensiamo anche ad abitare il silenzio per ricordare, fare un'anamnesi di ciò che abbiamo vissuto. Raccontare agli altri ciò che noi abbiamo vissuto per aiutarli ad affrontare la vita e consegnare loro un'eredità sapienziale. E poi prenderci cura di tante cose che nella vita non abbiamo avuto magari tempo, cercando di guardare, di esercitare lo sguardo sui fiori, sulle piante dei viali in cui facciamo le passeggiate, sulle foglie che cadono. Non ci sono tante possibilità per riconciliarci, avere un'armonia con la natura, ed è proprio sentendoci in comunione con la natura che ci è anche più facile comprendere il limite che ci attende.